in partenza con Oscar Pistorius, che non è facilitato in partenza per via delle cita, delle sue protesi, che sui blocchi non sono proprio come i piedi. Quindi adesso si alza e poi vedremo. In più in prima corsia. Ecco qui, giustamente ricordava Stefano, prima corsia per Oscar Pistorius, dunque deve fare una curva più stretta rispetto agli altri, e che naturalmente questa cosa è un handicap ulteriore con quelle protesi. Lui che invece esce meglio nella finale. Eccolo qui, Oscar Pistorius. Nei 400 individuale ha superato molto bene la batteria, si è fermato in semifinale, 45-39 il tempo qui ottenuto, lui ha 45-07 ottenuto in Italia. Partito forte in esterna, quindi da e Tobago, ma ricordo che adesso dovranno fare ancora un giro dopo il passaggio di testimone, un giro esterno in corsia prima di rientrare alla curva. Il cambio di Pistorius che vedete ha dovuto proprio frenare per non andare a dorso. Un brutto cambio perché l'ha preso molto prima della linea d'arrivo, potevano ancora prenderlo un pochettino più lanciato. E in più è partito da fermo. Sì, infatti, però comunque, adesso Sudafrica è avanti con offense Mogavane in questo momento. Sudafrica è riuscito a portarsi avanti, dietro dovrebbero esserci gli Stati Uniti che in questo momento hanno infrazione Jamal Torrens. Jamal Torrens che va a superare di slancio proprio il sudafricano Mokavane, il giamaicano in terza posizione, Riker Hilton, passano le prime tre, lo ricordo, e poi i due migliori tempi, lì dietro un po' in difficoltà in questo momento il tedesco Kamge Gaba. Lo dicevamo prima, il Sudafrica ha il miglior quattrocentista, LJ Van Zyl, che non potrà gareggiare nella 4x4, questo ci dà anche la misura di quanto sia strana la scelta di portare la 4x4 nel mezzo del calendario. Devono stringere i denti, Paolo, i sudafricani per poi puntare a tirar dentro tutti quanti i migliori nella finale. In questo momento Sudafrica in seconda posizione davanti alla Giamaica, guidano gli Stati Uniti che in questo momento hanno Michael Berry con il testimone, Sudafrica con William De Beer e Giamaica con Lansford Spence. Adesso Stati Uniti che andranno a dare il testimone all'ultimo frazionista, che è la Sean Merritt. Deludente l'Inghilterra, sono molto indietro. E Germania attualmente anche in quarta posizione, lotta proprio con l'Inghilterra in questo momento. L'ultimo frazionista per la Gran Bretagna, Martin Rooney, che si fa la corsia esterna per andare a superare Thomas Schneider e prendersi il quarto posto che di per sé non dà diritto alla qualificazione in finale. Ricordo ancora, ci vogliono i tre migliori risultati di questa batteria, di questa semifinale, e anche i due migliori tempi. Dunque adesso si lotta per il tempo lì dietro. Intanto Sudafrica dovrebbe avere in tasca la qualificazione con il secondo posto, Stati Uniti con la Sean Merritt sulla rettilineo finale. La Giamaica, guarda che finale il giamaicano Lefford Green, che finale giamaicano, che va a prendersi il secondo posto ai danni del sudafricano Shane Victor. La Sean Merritt passeggia nel finale e Gran Bretagna che va a chiudere a ridosso dei tre minuti in quarta posizione. Dunque saranno i primi da recuperare. La Sean Merritt ha cercato di non spendere ulteriori energie dopo quelle profuse in un 400 che l'ha visto soccombere per opera dell'atleta di Grenada, fantastico, Irani James. L'altra cosa strana è vedere gli Stati Uniti che da subito schierano i migliori, perché normalmente gli Stati Uniti ne portano 6 e ne fanno schierano le riserve nella prima serie e poi la quest'anno finale. Gli Stati Però quest'anno Uniti non c'hanno più nessuno. E poi sei fortunato anche Paolo, uno. Il Sudafrica con Oscar Pistorius è andato al record nazionale 2:59:21, dunque è un bel che carica, la pista che è veloce. Beh, ha cambiato per primo, comunque guardate, ha fatto questo è il primo cambio. Guardate quanto va vicino al cordolo, pericolosissimo. Vedi che è partito da fermo e ha preso il testimone almeno 6 metri prima della linea d'arrivo. La corsia, costretto Pistorius a andare ancora più vicino al cordolo. Ti posso dare parziali, manuali, ufficiosi: 45-96 per Oscar Pistorius, 43-46 lanciato migliore Mogiwane, 44-45 De Beer e 45-13 è chiuso Victor. Giustamente come diceva Attilio, il 45-93 di Pistorius è viziato dal fatto, rallentato dal fatto che sono partiti col testimone fermo, quindi il testimone si è fermato, non è rimasto che
il tempo si prende prima sempre della linea d'arrivo, il tempo si prende sempre sul testimone, ovviamente non sull'atleta, sulla linea d'arrivo. Ha preso il testimone prima e partendo da fermo. Esattamente un 45-93 manuale, diventa 46 posto a livello elettrico, ma conferma i valori, soprattutto la prima corsia che ha messo in difficoltà Pistorius, e dunque lui ha soddisfazione di andare in una finale ai mondiali. Veramente encomiabile quello che speriamo ha che fatto. Lo facciano correre in finale. È Sudafrica che si è guadagnato la finale. No, sì, però normalmente, sai, dicevamo prima, Van Zyl è fuori, hanno un altro 400 ostacolista che è in finale, che corre molto forte sui 400. Bisogna capire chi sacrificano, presumibilmente avendolo messo in prima, e perché poi lui correrà la prima, però sicuramente uno o due. Io non credo, dei Paolo, sudafricani che lo sacrificano. Userà mai sacrificare Oscar Pistorius. Beh, ci ma sai, un io credo adesso, a parte tutto, l'abbiamo detto molto spesso, Oscar Pistorius è un esempio oltre che un miracolo, secondo me, perché un atleta che senza gambe, ripetiamo, senza avere i peroni, le tibie e i peroni, si porta a una gara e vai corre come corre lui, è un esempio per tutti. Però poi è un atleta, e quindi le nazioni devono fare la scelta di mettere i migliori in quel momento per vincere e per fare un grande tempo. Il Sudafrica ha una bella staffetta. Pistorius non è messo male, credo sia il secondo dei sudafricani, quel 45-07 un po' mette in difficoltà il tecnico da questo punto di vista, sì, diventa difficile escluderlo. Però vedi che, però, per esempio adesso non vorrei nella staffetta non è un 400, ha fatto comunque il testimone, come dicevamo prima, la prima frazione ha fatto 40, quasi verso i 46, quindi vedranno qual è però la scelta, Paolo, migliore. C'è anche il boost psicologico di avere l'attenzione di tutto lo stadio sulla tua squadra, sì, perché tu hai in squadra Pistorius, se ti dà qualche cosa in più dal punto di vista proprio emotivo, e in una 4x4 tante volte proprio la forza, il carattere da qualche cosa la 4x4 in più. La 4x4